Ciao a tutti amici di Tom's Hardware, siamo qui a Barcellona, lo sapete, l'abbiamo detto nei giorni passati, e iniziamo la nostra copertura del Mobile World Congress con Acer. Ho qui per le mani il nuovo E3, nuovo smartphone da 199 euro. Iniziamo subito a dire il prezzo perché è molto caratteristico della fascia e delle caratteristiche tecniche. Schermo da 4,7 pollici, risoluzione 720p, è costruito in plastica, quindi non è pregiato dal punto di vista della costruzione, però ha alcune caratteristiche interessanti. Piattaforma MediaTek, una quad core e dual SIM, classica dual SIM, dual standby da 1.2 GHz. Però vediamo subito quali sono le caratteristiche tecniche che differenziano questo smartphone dagli altri. Un tasto posteriore che, una volta anche da telefono spento, quando lo premiamo si attiva lo schermo. Se lo teniamo schiacciato, in qualsiasi posizione, anche da schermo spento, parte subito la fotocamera. Fotocamera che è da 13 megapixel, quella posteriore con il flash LED. E vediamo la seconda caratteristica interessante di questo prodotto, che c'è una fotocamera da 2 megapixel anteriore ma con tanto di flash LED. Quindi per chi vuole fare i classici selfie, diciamo che è l'ideale. Il tasto posteriore può essere anche abbinato al lancio di un'applicazione, basta premerlo dopo che il terminale è acceso, quindi dopo averlo premuto almeno una volta. Memoria interna 4 GB, ovviamente sappiamo che è sempre un po' di meno perché una parte è occupata dal sistema operativo, però ha una scheda micro SD, quindi nessun problema per quanto riguarda la capacità di archiviazione. Non è LTE come tanti smartphone MediaTek, questo non è LTE, è HSDPA 42.2 megabit per secondo. Come detto, le prime impressioni, è uno smartphone da 199 euro, quindi le caratteristiche non sono male. La piattaforma MediaTek non è equiparabile alla Snapdragon, però le prestazioni sono sufficienti per un uso classico del sistema operativo. C'è anche la nuova interfaccia Acer con alcune applicazioni e personalizzazioni a partire dalla schermata di blocco. Vediamo tutte le impostazioni veloci, eccole qua. La batteria è da 2000 mAh, mentre il sistema operativo è Android versione 4.2.2, ma sarà, Acer l'ha già detto, sarà aggiornato a KitKat appena possibile. Lo schermo è IPS, ma come vedete anche dalle immagini la copertura è abbastanza riflettente. Per 199 euro questo E3 non è neanche male, perché comunque è uno schermo 720p, è il dual SIM, la memoria si può espandere tramite micro SD, e poi soprattutto per quanto riguarda le fotocamere, che non possiamo adesso dirvi la qualità, però quello poi lo faremo con i nostri test di laboratorio. Comunque Acer E3 qui da Barcellona Mobile World Congress, 199 euro.